Eccoci ritornati ancora insieme. Dunque, in questa mattinata vogliamo parlare di una grande figura, un profeta della Chiesa che è venuto a mancare circa un mese fa. Sto parlando del grande pontefice emerito Papa Benedetto XVI e questa mattina vogliamo parlare di lui attraverso una pubblicazione curata da Luca Caruso, portavoce della Fondazione Ratzinger, che è in collegamento Skype con noi. Buongiorno Luca, ben trovato e grazie per essere con noi. Buongiorno Leonardo, grazie a te, grazie dell'invito e buongiorno ai nostri telespettatori. Dunque, il titolo di questa antologia è Dio è sempre nuovo ed è un volume che raccoglie alcuni degli interventi del Papa emerito Benedetto XVI pronunciati nel corso del pontificato. State vedendo la copertina appunto di questo volume con la prefazione di Papa Francesco. Ecco, Benedetto XVI, scrive il Papa nella prefazione, faceva teologia in ginocchio e vuole ricordare proprio questa vicinanza con la dimensione contemporanea. Ecco Luca, partirei subito col chiederti qual è l'elemento comune delle riflessioni di Papa Benedetto XVI presenti in questo volume che tu hai curato. Sì, l'elemento comune è che sono dei pensieri estratti da una serie di diversi interventi che Papa Benedetto ha tenuto nel corso del suo pontificato su diversi temi prettamente ratzingeriani, come anzitutto Dio, le virtù teologali, la preghiera, la famiglia, la verità, la gioia, estratti da omelie, catechesi, discorsi del suo pontificato. E quello che emerge è una preoccupazione che Josef Ratzinger, poi Papa Benedetto XVI, ha avvertito pressante in tutta la sua vita, cioè quella di aprire nel mondo uno spazio per Dio e al contempo trovare delle vie che possano condurre gli uomini a Dio. Perché, ecco, diceva, Dio rischia oggi di essere il grande sconosciuto e quindi condividere con ogni uomo il dono della fede, che non è una serie di verità, di dogmi dati una volta per sempre, ma è un dialogo con Dio che attraverso la preghiera, attraverso la ricerca del suo volto, dura tutta una vita, perché, ecco, come dice il titolo del volume che riprende uno dei pensieri di Papa Benedetto, Dio è sempre nuovo nella sua infinitezza e quindi ciascun uomo ha il compito di, attraverso questo dialogo, scoprire i suoi molteplici volti. Luca, tu hai citato le virtù teologali che sono ecco, trattate all'interno di questo volume che potremmo dire costituiscono una sorta di architrave del pontificato di Papa Ratzinger. Ecco, come non citare le tre encicliche che sono state dedicate proprio a questi temi così importanti. Quello che vorrei chiederti è che cosa rappresentano fede, speranza e carità, le tre virtù teologali appunto nella vita e nel pontificato di Papa Benedetto? Sì, è vero, Papa Benedetto ha riflettuto in particolar modo sulle tre virtù teologali, fede, speranza e carità, e su di esse ha concentrato gli interventi magisteriali più importanti, che sono appunto le lettere encicliche, a iniziare già a fine del 2005, l'anno in cui è stato eletto la Deus Caritas Est, che è quasi un manifesto programmatico del pontificato, poi nel 2007 la Spe Salvi sulla speranza, nel 2009 la Caritas in Veritate. In verità, ecco, mancherebbe dal trittico delle virtù teologali un'enciclica sulla fede, ma sappiamo che lui aveva lavorato a questo testo e poi lo ha lasciato in eredità a Papa Francesco, il suo successore, che lo ha pubblicato col titolo di Lumen Fidei, ma l'impianto era già stato preparato da Papa Benedetto. Cosa sono per Benedetto XVI le virtù teologali? Beh, la fede è anzitutto questo farsi sempre più piccolo attraverso la preghiera, attraverso la ricerca del volto di Dio, affinché Dio diventi sempre più grande al proprio interno. Da questo deriva la speranza, che è l'abbandono fiducioso a quella che ciascun uomo sente essere la volontà di Dio sulla propria vita, e questo permette di sopportare anche i momenti di dolore, i momenti di fatica, perché siamo certi che ci attende una speranza più grande e in essa abbiamo fiducia. E poi la volontà di condividere questo tesoro prezioso che è la fede, che nasce appunto dall'aver incontrato la persona di Gesù, volerlo condividere con tutti gli altri uomini. Il tesoro prezioso che io ho trovato non posso tenere solamente per me, ma che devo condividere con gli altri. E questo ci dà modo di riflettere su una di quelle che è le idee fondamentali del pensiero di Josef Ratzinger, che è quella della fede
come una compagnia gioiosa di amici che procedono verso l'assoluto di Dio. Ecco, lui usa un'immagine a Colonia in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù molto efficace, che è quella dei magi che seguono la stella che li condurrà alla grotta e alla grotta di Betlemme. E i magi sono alla testa di questa compagnia di amici che condividono la fede, che travalica i secoli, le culture, le differenze geografiche e avanzano con gioia verso l'assoluto di Dio, pur tra le tribolazioni del tempo e della storia. Luca, degli argomenti molto importanti e presenti nel pontificato di Papa Benedetto sono la famiglia, li hai citati anche tu prima in apertura, la preghiera, ma anche il binomio fede e ragione, Fides et Ratio, ecco, per richiamare anche un'enciclica di un altro grande Papa, Giovanni Paolo II. A proposito di questi temi, quali immagini tu ci vuoi suggerire, partendo proprio dal pontificato del Pontefice Emerito? Beh, se dobbiamo proprio fermarci a delle immagini, sicuramente rimangono scolpite nella memoria quanto alla famiglia, agli incontri mondiali con le famiglie. Benedetto ne ha presieduti due, a Valencia e a Milano, e in essi ci ha consegnato delle riflessioni molto profonde su appunto la cellula la famiglia che è la cellula fondamentale della società. La dimensione, poi, come essa si integra con la dimensione del lavoro da una parte e dall'altra con quella della festa. E l'insegnamento di Benedetto è quello che in tutti i rapporti che costituiscono la nostra quotidianità, che vanno appunto dagli ambienti, nelle micro relazioni, quelle con i gruppi di amici, con la famiglia, poi alle macro relazioni nel lavoro, nella società, devono essere contrassegnati dall'amore e dalla verità. La preghiera è stata una dimensione costitutiva della vita di Benedetto XVI, che appunto racconta fin dal mattino cominciava a dedicare a Dio il suo pensiero con delle orazioni mentali, oltre poi la celebrazione della messa e la recita del breviario. E della preghiera, ecco, se vogliamo fermarci un'immagine, c'è stupenda quella a Madrid, dopo la grande tempesta durante la Giornata Mondiale della Gioventù, della veglia di preghiera, ecco, quando lui poi, tornato il bel tempo, si ferma in ginocchio in adorazione davanti al Santissimo con l'ostensorio della Cattedrale di Toledo. Per un'immagine, ecco, di fede e ragione, quello che possiamo leggere nell'enciclica Fides et Ratio, alla quale anche il Cardinale Ratzinger aveva lavorato, è quella di appunto questa fede e ragione come le due ali con le quali lo spirito umano si innalza alla contemplazione della verità, verità che è Dio, al cui servizio Papa Benedetto ha posto tutta la sua vita. Voglio aggiungere impropriamente alla tua metafora un'ala, ed è la bellezza, ecco, perché la bellezza è stata una delle caratteristiche, secondo me, più importanti del pontificato di Papa Benedetto. Tu la tratti nel libro trattando anche dei discorsi molto belli, molto significativi in tal senso. Qual è l'eredità dal punto di vista della bellezza che ci lascia Papa Benedetto? Beh, la bellezza è sicuramente è stato un tema che lui ha coltivato con la riflessione sull'arte, l'arte come un modo per avvicinarci, un riflesso della bellezza di Dio, che poi è bontà, verità e bellezza al massimo grado. Da questo l'invito a porci sulla via pulcritudinis, la via delle bellezze, appunto, che ci permette di avvicinarci a Dio e di innalzare la nostra mente, il nostro cuore fino alle altezze di Dio. Papa Benedetto era un cultore dell'arte, della musica in particolare. Lui era anche un bravo pianista, un ottimo esecutore di Mozart, al punto che il cardinale Meissner, arcivescovo di Colonia, suo amico, facendo sintesi tra la figura del teologo e quella del musicista, parlava di lui come del Mozart della teologia. E sono stati tanti i momenti che hanno visto protagonisti gli artisti. Pensiamo ai concerti che venivano offerti in suo onore, pensiamo all'incontro con gli artisti nella Cappella Sistina, che è un concentrato d'arte di bellezza, un vero scrigno, o anche per il 60° di sacerdozio di Papa Benedetto nel 2011, una grande mostra che fu organizzata nell'atrio dell'Aula Paolo VI, nella quale 60 tra architetti, compositori, scultori, pittori offrirono ciascuno un'opera d'arte in onore di questo importante anniversario, che lasciò veramente una grande felicità nel cuore di Papa Benedetto.
L'ultima domanda, Luca, prima di lasciarci, ecco, siamo quasi a un mese dalla scomparsa tra pochi giorni, ecco, di Papa Benedetto. Nei nostri occhi sono rimaste queste immagini straordinarie di questo afflusso di popolo, forse inaspettato, non lo so, tanti hanno provato a raccontare anche con dei retroscena, ma resta il fatto che centinaia di migliaia di persone hanno voluto rendergli omaggio anche per solo pochi secondi. Vogliamo ragionare un attimo a mente fredda, ecco, dicevo prima di lasciarci. Secondo te quale legame resta tra il popolo di Dio e Papa Benedetto? Nonostante siano passati, siamo a 10 anni quasi, dall'atto rivoluzionario, così è stato definito, della rinuncia. Sì, resta davvero un grande legame d'affetto che forse è mancato in alcuni momenti del pontificato, quando c'erano certe letture un po' così sbrigative del suo operato. Invece, ecco, anche questi anni, dalla rinuncia poi fino alla scomparsa di Papa Benedetto, hanno rivelato l'uomo con la sua dolcezza, la sua vita dedicata alla preghiera e il suo pensiero costante di accompagnamento per la Chiesa e per ogni uomo. Ed è stato veramente commovente nei 3 giorni dell'ostensione della salma di Papa Benedetto vedere questo flusso ininterrotto che risaliva via Conciliazione, Piazza San Pietro, per poi andare a rendere un breve omaggio a Papa Benedetto. Benedetto che rimarrà come un uomo che indica le vette che lui ha raggiunto con lo studio della teologia, con la ricerca del volto di Dio e l'insegnamento di metterci anche noi sulla scia dei santi per essere, come dice in uno dei pensieri riportati nel volume, essere anche noi, ciascuno nel suo tempo e nel suo luogo di vita e di lavoro, essere come delle piccole tessere di quel grande mosaico di santità che Dio va componendo nella storia. Alla fine dei tempi, ecco, da questo mosaico apparirà il volto di Dio, che è un volto di misericordia e di speranza. E Benedetto di questo è stato un grande testimone. E allora abbiamo visto la copertina del volume Dio è sempre nuovo, questa raccolta di pensieri, di spiritualità riguardanti il pontificato di Papa Benedetto, e io voglio ringraziare Luca Caruso, che del volume è stato curatore e anche nostro amico, amico di Padre Pio TV, e io lo saluto con grande, grande affetto e lo ringrazio per averci ritagliato un po' del suo tempo. Grazie Luca, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, buona continuazione. Grazie, grazie a tutti voi, e ora ci fermiamo qualche istante per la pubblicità e poi ritorneremo ancora insieme.